Buonasera, bentornati. Questa è l'ultima delle serate, siamo al decimo argomento. Ovviamente parliamo di informatica, quindi c'è un'altra serata sugli algoritmi. Non ne bastava una, perché insomma mi pare il minimo sindacale, su 10 almeno 2 devono essere gli algoritmi, se no stiamo parlando di informatica. Però l'altra volta abbiamo fatto una cosa un po' più teorica, diciamo, abbiamo visto un po' in generale gli algoritmi. Adesso invece vedremo qualche applicazione un po' più pratica su un campo specifico che sono i dati geografici. Per esempio, possono essere utili per realizzare delle mappe in modo automatico o semi-automatico, oppure far funzionare i sistemi GIS, che sono dei sistemi informativi che hanno i dati geografici all'interno, quindi mappe, percorsi e così via. E sono anche abbastanza complessi. E poi le tecniche che vediamo un po' a grandi linee stasera si usano anche per studiare tutti quei dati che hanno una componente che comprende lo spazio. Quindi, ad esempio, non so, e anche i movimenti degli animali vengono studiati magari mettendo dei localizzatori sopra alcuni esemplari e si studiano i percorsi che vengono fatti dagli animali. Allora, le mappe ci mostrano diverse cose, ci possono mostrare la relazione tra un luogo e un valore, quindi ad esempio indicando con un pin oppure un'area viene marcata in qualche modo. Di solito magari fanno un'astrazione della realtà, quindi ci sono delle semplificazioni, che cioè non viene rappresentato tutto precisamente, ma magari vengono semplificate alcune parti. Oppure ci sono delle combinazioni di termini diversi, ci sono dati numerici, dati non numerici, anche a volte rappresentati sulla stessa mappa, e ci possono essere delle connessioni, ad esempio le mappe dei trasporti, la metropolitana, autobus e altro. Oppure c'è chi ci vede anche qualche altra cosa, tipo questo thread dove il tipo ha scritto che i confini di alcuni stati americani formano uno chef che porta un vassoio di pollo fritto. E l'altro sotto ha risposto: questo è così importante. E un altro ha aggiunto: nessuno ha ancora menzionato il fatto che il pollo sia il Kentucky, Kentucky Fried Chicken. La cospirazione si sta rivelando. Bene, ma a parte gli scherzi, parliamo un po' di cartografia automatica. Allora, uno degli obiettivi che ci poniamo è quello di generare delle mappe e di cercare di automatizzare un po' quello che viene fatto dai cartografi, che è un lavoro abbastanza complesso, quindi alcune cose si riescono a automatizzare, altre no. Però vediamo cosa si può fare e vogliamo creare delle mappe con dei criteri di qualità ben definiti. Ora ci sono un po' di problemi su questo punto. Il primo è che ci possono essere dei dati incompleti, come spesso capita, o imprecisi con degli errori, eccetera. E soprattutto, partendo dal punto fondamentale che è la definizione del problema, perché prima di risolvere un problema dobbiamo definire il problema, ci accorgiamo che la definizione stessa spesso è poco chiara o non è ben definita. Per esempio, IMOF, che è un cartografo che ha scritto un po' delle regole, linee guida anche per piazzare le etichette sulle mappe, in special modo ha parlato delle etichette dei fiumi, ha scritto questi criteri: non devono essere troppo vicine al fiume, non devono essere troppo lontane dal fiume, non devono essere troppo curvate le scritte, e non ci devono essere altre cose in mezzo tra il fiume e la scritta, e non devono essere sotto le scritte rispetto al fiume. Che questo è uno schema proprio dal lavoro di IMOF. Quella in mezzo a sinistra è buona, le altre sono tutte sbagliate per qualche motivo. Per esempio, quella in alto a sinistra è troppo vicina, quella a destra è troppo lontana, quella la 50 è troppo curva, la 51 ha qualcos'altro in mezzo e quella 52 è sotto. Ora, il problema è che cosa vuol dire matematicamente non troppo vicino, non troppo lontano, non troppo curvo? Bisogna definire dei parametri. Quindi bisogna tradurre con delle soglie, ad esempio in questo caso numeriche, la curvatura si può calcolare, si può definire un coefficiente di curvatura e si dice che la curvatura deve essere sotto un certo valore.
la distanza si mette un limite minimo, un limite massimo in base alla dimensione della scritta e così via. E quindi cioè bisogna comunque partire da dei requisiti che sono detti a parole, perché una persona la vede, se è troppo lontana l'etichetta la percepisce il buon gusto, dice no, questa etichetta non va bene, però per una macchina ci vuole un criterio matematicamente definito. E poi in parte si riprendono anche dei criteri dalla statistica, ci sono dei criteri che ti dicono i colori di un grafico devono essere in un certo modo, i caratteri devono essere in un certo modo, specialmente ad esempio i colori di un grafico se rappresentano un intervallo numerico bisogna far sì che sia ad esempio da chiaro a scuro o da scuro a chiaro, non fare i colori tipo arcobaleno perché sennò dopo vedendo un grafico non si capisce tanto bene. Tipo mappa della Francia come se fosse una pizza. Però in realtà è una mappa vera questa, cioè non è che ci hanno messo sopra la foto di una pizza, è veramente una mappa, solo che hanno scelto come intervallo i colori dal giallino fino al rosso, quindi sembra una margherita. E se non lo fate già vi consiglio di seguire su Facebook la pagina Terrible Maps, perché è veramente fantastica. C'è anche Amazing Maps, però Terrible Maps è spettacolare. Ok, qualcuno ha chiesto sotto, ma cos'è quella cosa là in alto a destra? Perché sotto c'è la Corsica, ok. Ma quella roba là in alto è praticamente una zoomata di Parigi. Okay. Comunque, un'altra cosa che ci può interessare parecchio è rispondere alla domanda quanto sono simili i due percorsi? E noi vogliamo definirlo matematicamente. Non troppo, non troppo poco, esatto. No, dobbiamo definire un criterio che ci dica quanto sono simili i due percorsi, e ci sono diverse metriche. Una di queste, che è abbastanza utilizzata, è la distanza di Hausdorff, e fa un ragionamento abbastanza semplice. Dice, io guardo tutti i punti di una curva, di una delle due curve, e guardo la distanza che ha rispetto all'altra curva, e viceversa. E trovo il valore massimo e dico che quella lì è la distanza. E come complessità non è neanche troppo bestiale, on di n più m, e quindi lineare sul numero di punti delle due curve. E il problema è che, ecco, questa è una rappresentazione praticamente, prende il supremo, cioè il valore più alto tra tutte le distanze possibili da una curva rispetto all'altra e viceversa. E quella è la distanza. Che dice, quando fai due curve tipo così, ok, il problema che può esserci è che le curve complesse possono dare distanze basse anche quando non sono simili. Ad esempio, se prendete un quadrato e un'altra curva invece è una spirale che fa tante volte il giro ma è molto vicina al quadrato, le due curve avranno distanza bassissima, però non sono simili per noi. E quindi si ha alcune limitazioni. Oppure, nelle serie temporali, quindi ad esempio delle misure che hanno sia la posizione come percorso sia il tempo, si può applicare una tecnica che si chiama Dynamic Time Warping, che praticamente dice, ok, se considero che i punti sono presi su tutte le curve nello stesso tempo, io dovrei farli corrispondere uno a uno. Però se io dico, magari mi adatto un po' che il tempo lo sposto leggermente, posso trovare un accoppiamento migliore, una volta che ho trovato l'accoppiamento migliore, guardo quell'accoppiamento lì che differenze che mi dà. Ed è utile anche per il riconoscimento audio, non solo per la geografia. Ecco, questo è un esempio pratico, quindi quelle due serie in teoria dovrebbero corrispondere uno a uno. Cioè i campioni sono stati presi nello stesso momento, tutti quanti, quindi dovresti fare tutte le linee dritte. Adesso le hanno spostate per farle vedere meglio, però se tu le sovrapponi dovresti sovrapporre i punti in verticale. Però magari uno dice sì, ma quella sotto è praticamente quella sopra, solo che è un pochino più veloce, quindi si fa un warping, quindi si fa un adattamento che ti trova si trova il warping che ti dà la distanza più piccola, e quella distanza più piccola è il valore numerico. Però può succedere che in alcuni casi hai una curva che risulta praticamente identica a un'altra se distorci un sacco il tempo. Allora dici, no, ma io non voglio distorcere troppo il tempo perché sennò dopo vuol dire che faccio corrispondere cose che non sono neanche uguali. E quindi si possono essere delle limitazioni facendo ad esempio un rombo oppure una striscia, quindi un parallelogramma di Itakura o la striscia di Sakaueshiba.
Per cui io i pallini neri, che sono le corrispondenze tra il punto della prima curva col punto della seconda curva, non posso metterli fuori da quel rombo o da quella banda là, in modo che limito il fatto di poter spostare tipo i primi punti a copiarli tutti con quelli in fondo dall'altra parte, perché andrei fuori da quel bordo lì, quindi mi sto imponendo io un limite per non piegare troppo il tempo. Quindi vedete ad esempio che sul secondo diagramma c'è quella parte lì che sta accostando il bordo della banda, è lì perché non può andare più giù, e viceversa l'altra parte non può andare più su. Ok, un'altra metrica ancora che è in un certo senso un po' meglio delle precedenti per certe applicazioni è la distanza di Fréchet. È abbastanza semplice da capire come concetto, cioè voi dovete immaginare che ci sono questi due percorsi e io voglio vedere qual è la loro distanza. Per farlo immagino che da una parte c'è una persona, dall'altra parte c'è il cane e sono collegati da un guinzaglio, tutti e due possono camminare ma nessuno dei due può mai arretrare e devono trovare il guinzaglio più corto possibile per fare tutto il percorso, tutti e due. Questo si calcola in ODMN e LogMN, quindi è abbastanza, un po' più complesso da calcolare, abbastanza. E questo è il diagramma che rappresenta un po' la situazione. Praticamente la persona cammina sul blu e il cane cammina su quello rosso tutto zigzag. E bisogna calcolare qual è il guinzaglio più corto possibile, perché tutti e due possono muoversi senza mai arretrare. Qual è la distanza di Fréchet? Se pensiamo all'esempio di prima che ho fatto col quadrato e la spirale, non c'è più la fregatura che i punti della spirale sono vicini al quadrato, perché non posso, cioè comunque l'uomo deve fare il giro ma il cane deve fare tutti i giri, quindi ce ne ha tanti da fare. Ok, ora qual è il problema? Che tutti questi algoritmi sono pesanti, soprattutto quando ci sono tanti nodi, perché io devo nella versione discreta, che sono quelle che consideriamo noi, non abbiamo un percorso con infiniti punti, ma possono essere tanti punti comunque, e il calcolo diventa più complicato in base ai punti che ho. Se ho un milione di punti da una parte, un milione di punti dall'altra, è lungo da fare il calcolo. Però noi ci accorgiamo che molto spesso dei percorsi che studiamo si possono semplificare in modo da avere delle leggere approssimazioni che però ti riducono molti punti e ti riducono la complessità dei calcoli. Senza avere alla fine una grande modifica, cioè un percorso che è quasi identico a quello di prima, però ha molti meno punti, e quindi io posso farci tutti i calcoli che voglio in modo semplificato. Quindi l'idea di base è dire, ok, ho una curva, la voglio semplificare in modo da ridurre al minimo i punti che ci sono e stare in una certa tolleranza di errore, un certo margine di errore, non voglio andare oltre. Però bisogna fare attenzione quando i dati hanno anche una componente temporale, perché ci possono essere dei percorsi dove il soggetto si muove velocemente, poi degli altri pezzi dove va lentamente. Se io ad esempio considero una linea dritta e c'è un pezzo dove va piano, un pezzo dove accelera, e semplifico il punto e mezzo perché dico tanto è una linea dritta, basta all'inizio e alla fine, ho tolto tutta l'informazione sulla velocità. Ok, però quindi bisogna stare attenti a questa cosa. Per stasera però parliamo solo di semplificazione di curve, perché dopo sennò bisogna aggiungere un po' di elementi in più. Allora, per semplicità facciamo finta che la velocità sia abbastanza costante e quindi parliamo solo di semplificazione delle curve. E vi dico a grandi linee, perché ho tolto parecchi dettagli, ma vi faccio a grandi linee l'idea di quali possono essere le tecniche per semplificare le curve, i percorsi. Quando parlo di curva intendo dei tracciati fatti a segmenti, in realtà, quindi non sono proprio curve ma sono discretizzate. Allora, prima tecnica è quella di Rummer, Douglas e Peucker, che hanno detto, ok, partiamo da questo mio percorso, collego il primo e l'ultimo punto e ho fatto una linea sola e guardo se sono entro il margine di errore, ho finito, altrimenti prendo il punto più distante e spezzo a metà la mia linea, dal primo a quello in mezzo e da quello in mezzo all'ultimo, e rifaccio me stesso ricorsivamente sulle due parti e continuo così fino a che non sono sotto la soglia di errore che mi sono prefissato all'inizio, e in pratica è questo. Vedete? Allora siamo così, colleghiamo il primo con l'ultimo, il punto più distante è quello là C in basso, però l'errore è troppo grande, allora ridivido e faccio il passo numero 2, che ho due suddivisioni,
E quella iniziale mi va bene, però controllo anche l'altra parte e non mi va bene. E allora rifaccio un'altra suddivisione e alla fine ottengo il risultato sul 4, quindi ho cancellato 3 punti praticamente. E ho ottenuto, ne ho ottenuti 5, ne ho tolti 3. E ho ottenuto 4 segmenti rispetto a prima che ne avevo 7. Ok. Abbastanza chiaro, molto a grandi linee, ma comunque il concetto è questo, poi non è tanto difficile da implementare. E poi Dremel e altri ricercatori hanno fatto un'altra proposta e hanno detto: facciamo una tecnica diversa. Cioè, io parto dal primo punto e ci costruisco un piccolo cerchio intorno, piccolo quanto la mia tolleranza di errore, diciamo. Tutti i punti che finiscono dentro quel cerchio li cancello. Poi mi sposto sul secondo punto che è rimasto, rifaccio il cerchietto, ricancello tutti i punti intorno e vado avanti così. È praticamente così. Quindi quello lì ci saranno 3 punti che spariscono e collego direttamente il segmento fino al quarto punto. Poi mi sposto sul quarto punto, faccio l'altro cerchietto, quei 2 là in alto a occhio si vede che spariranno, quindi collego così. Poi mi sposto lì, ne spariscono altri 3 o 4 e alla fine ho ottenuto la mia semplificazione. Anche questa è una tecnica interessante, e questo tra l'altro è una garanzia matematica abbastanza semplice da vedere, che tutti i segmenti del risultato tranne l'ultimo sono maggiori di epsilon, per forza. L'ultimo invece potrebbe essere più piccolo. Sono maggiori di epsilon perché tutti i punti nel raggio di epsilon li ho cancellati, quindi il segmento che rimane deve essere più lungo di epsilon, per forza. Ok, poi altra opzione, quella di Mairi. Perché gli algoritmi di prima non ti danno nessuna garanzia sulla quantità, diciamo, di segmenti in uscita alla fine. Cioè, tu puoi dire ok, ma se ho trovato il percorso col minimo numero di segmenti o ho trovato solo una semplificazione? Non ti danno nessuna garanzia. I Mairi invece ti dà la garanzia che fissando la soglia di errore, il risultato che trovi ha il numero minore possibile di segmenti. Allora, come funziona? Praticamente si parte col grafico, con la linea di partenza e si accoppiano i vari punti cercando di costruire tutti i percorsi possibili tra un punto e l'altro che rispettino la soglia di errore che c'era prima. E una volta che abbiamo costruito questo grafico qua, sarà tutto questo insieme di collegamenti, tra cui il mio percorso originario, più altri collegamenti che ho aggiunto io dopo. Faccio un'esplorazione del grafico in modalità in ampiezza, breadth first search, e praticamente guardo tutti i percorsi di lunghezza 1 dove vanno a finire, poi da tutti questi guardo tutti i percorsi di lunghezza 2, prima o poi arrivo al fondo. Quando sono arrivato in fondo vuol dire che ho fatto il percorso di lunghezza minima. Quindi qua l'obiettivo non è in questo caso cancellare direttamente dei nodi, ma è costruire dei percorsi che stanno entro la soglia e poi trovare quello minimo. Minimo nel senso di numero di segmenti. Non ho trovato una figura decente per farvelo vedere, però avete capito il senso. Poi in realtà online trovate anche un'animazione che lo fa vedere in modo più interessante. Ah, parlando di semplificazione, questo è un bel posto. La linea dello stato del Missouri, Nebraska, segue il fiume. Se il fiume cambia corso gradualmente, il confine si sposta con esso. Ma quando il fiume cambia corso di colpo, il confine rimane indietro. Questo è un posto dove è successo. Noi siamo sul lato del Missouri, ma in realtà siamo in Nebraska. Vedete cosa? E la tipa dice: wow, quindi possiamo commettere tutti i crimini che vogliamo qui e i poliziotti non possono farci niente? No? Cosa? No! Perché dovresti pensare a una cosa del genere? Taglierò una pizza in una spirale. Quello non è neppure illegale. Crimini! Ok. Però, esatto, questa è una semplificazione di fatto del bordo, del confine tra il Missouri e... Cioè, il fiume si è semplificato da solo, ma il confine è rimasto come era prima. Hanno dovuto fare anche un processo, cioè Missouri versus Nebraska, si sono fatti processo a vicenda per decidere di chi era... avevano tanto buon tempo nei primi del Novecento. Comunque, vabbè. Tornando a noi, abbiamo parlato di semplificazione di percorsi, ma sarebbe interessante anche parlare della schematizzazione delle reti. Non reti nel senso quelle di telecomunicazione, però tipo reti,
dei trasporti come la metropolitana, eccetera. Cosa succede? Che anche queste reti, come tutte le reti, hanno la loro topologia, quindi la loro struttura e la loro forma e la relazione tra gli elementi. Quindi se una stazione è a nord di un'altra stazione, non posso fare una semplificazione dove sono invertite, una è diventata a sud e l'altra è andata più su. Quindi l'obiettivo è mantenere una topologia corretta. Però, per vari motivi, ad esempio il fatto che le persone hanno maggiore chiarezza a leggere una mappa semplificata, può essere utile fare una schematizzazione. E l'esempio migliore di questo, se ci pensate, è la mappa di Beck della metropolitana di Londra, la cui prima edizione è uscita, cioè è stata inventata nel 1931 e uscita nel 1933 stampata. Allora, questa era prima la mappa era così, questa è la mappa del 20, 1926, praticamente hanno disegnato sulla mappa tutte le stazioni e le hanno collegate con delle linee colorate. Le stazioni sono esattamente dove sono realmente, no? Quindi la mappa è un po' tutto, sembra un piatto di spaghetti con una ventina di spaghetti dentro. E Beck ha avuto l'idea di invece di fare una mappa che fosse precisa proprio al 100% geograficamente, ha detto: ma io voglio evidenziare quali sono le interconnessioni tra le stazioni, cioè alle persone non interessa vedere che questo è un metro o due più in là di quell'altra, ma voglio sapere come andare dal punto A al punto B. Pertanto Beck ha inventato la mappa dell'underground come la conosciamo adesso, che questa era la prima edizione del 1933. Vedete che casualmente tutte le linee della metropolitana e pure il fiume fanno degli angoli di 45 gradi. Pensate che bel fiume. No, in realtà perché ha praticamente semplificato un po' la struttura, però mantenendo la relazione tra le stazioni nel modo più corretto possibile. Magari le distanze non sono proprio giuste, perché alcune sono state schiacciate, altre sono state un po' espanse. Però la relazione è rimasta tale e quale. Poi questo schema è stato ritrovato veramente ottimo, quindi è stato copiato anche adesso tutte le metropolitane del mondo hanno una mappa del genere. E quella attuale di oggi, di Londra, è diventata un po' più complessa, però sì, ha le zone, ha molte più linee, però vedete che effettivamente il tipo di mappa è rimasto più o meno quello. Poi è interessante, ho trovato una pagina web dove praticamente c'è una scansione di tutte le mappe, fondamentalmente della metropolitana di Londra. E allora c'è stato un periodo che Beck e anche la direzione hanno voluto cercare di fare più linee a 90 gradi possibili, quindi vedete che sono quasi tutte orizzontali e verticali, ci sono pochissime linee a 45 gradi. Un periodo in cui hanno voluto fare le linee a 60 gradi, però poi non sono piaciute più di tanto, allora sono ritornati. È interessante perché ci sono tantissime varianti, però alla fine questa è rimasta più o meno quella più amata, anche se alcune cose tipo i cerchi neri, i cerchi bianchi col bordo nero sono stati inseriti dopo, cioè non sono di Beck quelli. Però l'idea di base dello schema è rimasto fondamentalmente immutato. Ecco, allora ci sono delle tecniche algoritmi che semplificano i tracciati delle due stazioni, però di solito lo fanno, diciamo, se li diamo noi la posizione della stazione, quindi tu parti con la posizione originale e questo ti fa delle linee a 45 gradi o orizzontali e verticali, dandogli delle configurazioni prefatte, quindi puoi dirgli queste sono le uniche due tipi di giunture possibili, oppure ci sono questi quattro qua e basta, quindi puoi mettere un limite sul numero di giri che può fare, eccetera. Il problema è che può succedere che ci siano dei casi in cui non può farlo in automatico, perché magari quel tipo di giuntura non ci sta. E se metti l'altra invece inverti il percorso girando sotto un punto che dovrebbe essere dall'altro lato, quindi magari ti rimane un output incompleto, devi andare a mano a finirlo mettendo le eccezioni oppure spostare tu le stazioni in modo sensato. Quindi rimane il problema di adattare il posizionamento delle stazioni che. Cioè, non è che c'è il metodo magico che tu metti i punti e ti viene fuori la mappa della metropolitana. Questo è in buona parte rimasto un problema manuale che va risolto manualmente. Però ci sono delle tecniche che ti aiutano a iniziare, magari. Cioè, parti
parti che metti le stazioni escono già fuori metà dei percorsi fatti e poi, o tre quarti e poi ti sistemi. Poi, a meno che non si tratti di casi semplici. Non so se avete mai visto la mappa della metropolitana della Nuova Zelanda. Eccola. Sopra, questo è Amazing Maps, non è Terrible Maps. E la desca lì è Rail Network in New Zealand. Il primo commento l'ho lasciato che dice Network. Sì, sono tipo 5 linee, 6. 6 linee. Quindi, sì, questo secondo me è risolvibile algoritmicamente. Se non altro provando tutte le combinazioni possibili lo trovo. Vabbè, comunque sì, ma poi mi sono chiesto ma perché c'è così poca roba, e ho guardato, ho trovato la mappa delle zone non abitate della Nuova Zelanda, queste, quelle verdi è il 78,20 qualcosa per cento del territorio della Nuova Zelanda. Quindi poi sotto qualcuno ha commentato, ma quindi quella è la mappa di dove si trovano le pecore in Nuova Zelanda? No, non so se sia così, però di certo è una nazione poco abitata, quindi ci sono anche poche linee della metropolitana, linee ferroviarie in generale. Sì, forse non erano della metropolitana, ma erano del treno, comunque l'idea è uguale. Ok, bene, abbiamo parlato della schematizzazione delle reti. Altra cosa che ci potrebbe interessare è schematizzare le aree, cioè le superfici tipo i paesi, le regioni italiane o altri tipi di superfici. E qui ci sono degli algoritmi che lo fanno, tra l'altro qui hanno lavorato i miei docenti che avevo in Olanda, però sono un po' complicati da spiegare, quindi proprio a grandi linee l'idea è partire e fare delle mosse di trasformazione che però tengano l'area fissa. Quindi prima si rendono scattosi gli angoli, quindi si cerca di farli a 45 a 90 gradi, e dopo si fanno delle mosse che spostano i segmenti, però sempre tenendo l'area costante. Quindi ad esempio se ho una tipo S, sposto la parte sopra e la parte sotto in modo che l'area rimanga costante, però intanto ho semplificato una linea. E si ripetono queste mosse fino a che non si è soddisfatti. Questo è il massimo livello di spiegazione che riesco a darvi senza buttare dentro formule a manetta. Però avete capito, no, l'idea generale, e quindi vengono fuori tipo cose così. Partendo dall'Italia ci sono vari tipi di risultati possibili, alcuni anche un po' sbagliati perché sono stati semplificati troppo, però tipo la C ha tutte le linee o a 45 gradi a 90 gradi e mantenendo l'area costante, quindi l'area è corretta. Non è sempre possibile al 100% farlo, però ad esempio se decido di usare solo rettangoli potrebbe non essere possibile rispettare i vincoli dell'area, però già con le linee AL o AS o a 45 gradi molto spesso si riesce. Adesso non mi ricordo se è stato dimostrato che si può fare sempre, ma buona parte dei casi si riesce. Ok. Sì, beh, in quel caso sì, allora puoi anche fare. Però sì. Ah, poi ovviamente vignetta assolutamente attinente su XKCD, non poteva mancare. Vi leggo la didascalia sotto. È stato spaventoso quando i designer grafici hanno sequestrato il controllo della nazione. Ma alla fine è venuto fuori che volevano solamente sistemare alcune cose riguardo ai confini degli stati che gli avevano sempre dato fastidio. Perché se guardate, effettivamente i confini degli stati, i singoli stati negli Stati Uniti sono quasi tutti disegnati con righello, però ci sono alcune cose che veramente danno fastidio, tipo, non so, ecco, sotto c'è scritto, perché la Florida dovrebbe avere la parte costiera dell'Alabama? Ne ha un sacco, quindi tagliamolo Florida e tiriamo giù, no? Oppure perché là ci sono delle parti in cui praticamente c'è una linea dritta, poi si sposta di qualche metro e ritorna lì, no? Smussiamo, via tutto, no? Ripuliamo un po', e allarghiamo Rhode Island e Delaware, spostiamo Long Island nel New Jersey e Connecticut, oppure lo facciamo diventare uno stato, regaliamo al Canada quella robina là in alto, perché tanto facciamo la linea dritta. No, questa è semplificazione delle aree. Ok, bene. Allora,
abbiamo parlato un po' prima di percorsi, perché si interessano i percorsi, perché si possono studiare i pattern di movimento. Quindi una volta che noi abbiamo, ad esempio, messo i localizzatori GPS sugli uccelli migratori e li abbiamo spiati, o sulle tartarughe, abbiamo visto nel giro di 2 anni che percorsi che fanno in giro per il mondo, possiamo mettere insieme questi percorsi e renderci conto, ad esempio, che ci possono essere dei gruppi di animali che in alcune parti si uniscono, in alcune parti del percorso si uniscono, fanno il percorso insieme e poi si ridividono. Ci possono essere dei luoghi popolari, ma questo lo puoi vedere anche con le aree di shopping, con i cellulari, vedendo un po' cosa fa la gente in giro. Dei convogli, poi magari c'è uno degli esemplari che è il leader, e allora ogni volta che questo si sposta tutti gli altri vanno dietro. E che è un po' anche, sì, il terzo e il quarto sono più o meno la stessa cosa. Perché il convoglio è tipo in fila indiana e il leader e i follower sono più ammassati, però l'idea è simile. E quindi, studiando i dati con le coordinate e il timestamp, si possono fare dei cluster e vedere, ad esempio, dove ci sono dei gruppi. Quindi i gruppi che caratteristica hanno, quegli stessi elementi si trovano in un raggio di R, piccolo, in più punti di seguito. E poi questa relazione si interrompe. Nei convogli magari c'è gli elementi sono allineati sempre nello stesso modo, man mano che si spostano hanno sempre lo stesso ordine. I luoghi popolari hanno una densità di elementi in un dato tempo che è più alta rispetto agli altri luoghi e così via. E quindi si possono fare questi studi qua. Ve l'ho detto a molto grandi linee. Scusa, il pattern tradotto letteralmente? Caspita, che domanda che mi fai? No, allora, pattern in italiano. Caratteristica? È una cosa che si ripete nel pattern, è un motivo, tipo quello che è stampato su quei coprisedia là, è un pattern, cioè è una cosa che vedi che si ripete, caratteristica, ok? La caratteristica è solo una feature, però il pattern è una cosa che si ripete, è ricorrente. Il fatto che tu vedi gli stessi animali vicini in più punti è un pattern, ok? Google usa roba del genere per i prodotti tipo Maps e Google Earth. Maps, ad esempio, fa presto Google a dirti guarda che questo tratto di strada adesso è rosso che sta bruciando perché sono tutti fermi. Certo, cioè i dati di milioni di cellulari collegati. Clusterizzo, vedo che ci sono tot individui che prima stavano andando a 70 all'ora, improvvisamente sono 20 all'ora, che si stanno spostando tutti in fila, vuol dire che la strada è bloccata e quindi faccio una bella riga rossa sulla mappa. Oppure magari può individuare delle zone di shopping. Altre cose. In realtà Google individua le zone di shopping senza usare il movimento, ma lo fa direttamente da Google Maps, perché Google fa clustering dei negozi. Cioè, se voi zoomate su Google Maps, a un certo punto vedete che ci sono delle chiazze gialle sulla città. E dici, perché sono? Perché il centro a Bassano c'è questa striscia gialla qua? Perché quelle sono le zone in cui Google rileva la densità più alta dei negozi. Quindi è una via commerciale, quindi te la faccio vedere in giallo. Questo non ha bisogno del movimento, quindi è una cosa un po' diversa, però l'idea di cosa può interessare è simile. Vi consiglio di leggere questo è un articolo di The Verge che linka a un lavoro di un cartografo che è Justin O'Byrne, che ha scritto un essay, quindi cioè un articolo molto lungo, con tanti tanti screenshot, animazioni, eccetera, che fa un confronto tra Google Maps e Apple Maps e ti fa vedere il gap tecnologico tra Apple e Google, che è di circa 6-7 anni, cioè Apple è indietro di 6-7 anni, perché Google è arrivato a livello che sta costruendo dati dai dati. Cioè, facendo le foto, ad esempio, a livello Street View, con l'intelligenza artificiale riconosco in automatico le placche dei negozi, quindi isolano i nomi dei negozi, perciò una volta magari il negozio lo trovi 50 metri più in là perché era buttato lì a caso, Google lo sposta e lo mette nel posto esatto. Quindi sullo stesso edificio ti dice che su questo angolo c'è il parrucchiere, su questo angolo c'è l'edicola, su questo angolo c'è qualcos'altro. Mentre Apple magari ti mette tutto sullo stesso edificio perché, là arriva, non è che... E poi Google sa quindi anche che quello è un barbiere, che quello è un
ristorante di sushi, che quello è un'altra cosa, e identifica gli edifici dove ci sono più negozi e le vie dove ci sono più negozi e ti indica in automatico: questa è una zona hot, cioè è gialla perché ha tanti negozi. E inoltre, con le foto a 45 gradi, Google costruisce in automatico i modelli 3D della città, mentre Apple e altri servizi di mappe fanno disegnare degli artisti professionisti, tipo la Torre Eiffel o altri monumenti, li fanno disegnare. Google li costruisce in automatico. Per quello che trovi città intere in 3D su Google, perché lo fanno con la computer vision, che abbiamo visto un po' l'altra volta, partendo dalle foto aeree. Ecco, quindi sì. Perciò le zone hot di Google sono proprio con dei bordi precisi, perché Google sa esattamente la forma dell'edificio. Quindi se l'edificio è tondo, la riga te la fa tonda. E tu vedi la piazza arancione rettangolare con un coso tondo in fondo, perché l'edificio è tondo. Perciò Google appunto genera dati da altri dati che ha già acquisito prima. Sono arrivati a quello step là. Ok, allora, l'altro problema che abbiamo sulla cartografia è l'etichettare i luoghi. Cioè, noi abbiamo i punti di interesse, diciamo che per qualche motivo si sono stati dati, abbiamo delle città, dei negozi, altre cose, fiumi, come dicevamo prima, eccetera. Dobbiamo mettere le etichette sulla mappa. Il problema è che la mappa ha quello spazio lì. Ha uno spazio fisso che cambia a seconda dello zoom che ho, cioè se ho ingrandito ho più spazio perché l'etichetta non deve coprire una città intera, ma può coprire una stradina magari, è tanto leggibile lo stesso. Se invece sto guardando l'Italia, l'etichetta mi copre magari tutto il Veneto, dipende dallo zoom. Però quando zoomo, intanto dovrebbero uscire altre cose che prima erano meno importanti, quindi combattono con il requisito di prima. Ma comunque abbiamo sempre lo stesso problema. Non dobbiamo sovrapporre l'etichetta. Dobbiamo evitare che ci sia ambiguità. Cioè, se etichetto le cose troppo vicine, non capisco più l'etichetta a cosa si riferisce. E le etichette devono essere leggibili, non oscurate, non solo non coperte, ma non devono essere neanche proprio appiccicate troppo al resto, e non devono essere troppo microscopiche. Che se faccio un'etichetta alta 2 pixel, inutile che sto là a leggerla. E poi dovremmo avere delle uniformità anche sui caratteri, i colori dovremmo avere delle buone caratteristiche di leggibilità, cioè i caratteri devono essere uniformi, leggibili, i colori devono essere adeguati. Ora, per quanto riguarda il posizionamento statico, quindi ho una mappa e mi voglio solo posizionare le etichette, ci sono alcuni modelli più utilizzati. I primi sono quelli a posizioni fisse, cioè il punto è quello che devo etichettare io. Posso avere una posizione valida 2 o 4, o anche 8 se teniamo l'etichetta a metà. E nell'altro modello invece abbiamo gli slider, cioè l'etichetta può scivolare in qualsiasi punto, o in uno slider, oppure due slider, sopra e sotto, perché i punti si può mettere anche sotto, non sono come i fiumi che bisogna mettere sopra per forza, quindi sopra o sotto, oppure quattro slider, cioè tutto intorno, sempre sfiorando il punto. Ci sono varie proprietà matematiche di questi modelli. Una proprietà interessante è che il modello a quattro slider in determinati casi può etichettare fino a 1,5 volte gli elementi che sono etichettabili con qualsiasi altro modello a posizioni fisse. E ci sono anche varie tecniche per piazzare le etichette, solo che di solito si usano delle tecniche greedy, quindi, oppure altre euristiche, quindi delle strategie che sembrano buone in quel momento, per semplificare il problema, perché il problema per trovare la soluzione massima in pratica dovresti provare tutte le combinazioni possibili, che è una cosa impraticabile perché ci metti un sacco di tempo, è impraticabile, perciò si approssima con gli algoritmi greedy. Quindi praticamente di solito magari ottieni il 25% dell'ottimo, o il 30-40%, non di più, perché usi delle tecniche che sono approssimate.
Non esiste nessun algoritmo di quelli che non sia provarle tutte che ci garantisca la soluzione ottima. Anche perché comunque magari la soluzione ottima non ha il modello a slider, ma ne ha un altro che magari mette l'etichetta un po' storta, che ne so. Cioè, comunque il modello a slider non ci garantisce l'ottimo. Nessuno dei modelli. Ok. Altro... Ah, sì, poi se dovete etichettare invece le baie dell'Antartide, Baia del Nord, anche quella è la Baia del Nord, Nord, anche questa è Baia del Nord, lato Nord, Baia del Nord, Baia del Nord, lato Nord. Per forza. È tutto a nord dell'Antartide. Ok. Abbiamo parlato delle mappe statiche, però ci sono delle mappe dove le persone vogliono zoomare avanti e dietro con la rotellina e spostarsi e magari in alcuni casi anche addirittura inclinare la mappa. Ma qua adesso il problema è che quando noi ci spostiamo e zoomiamo cambiamo l'area che stiamo visualizzando in quel momento, quindi ogni volta bisogna rigenerare le etichette e ripiazzarle. Se non stiamo attenti succede magari che l'etichetta, allora questi sono i requisiti, le etichette devono essere visibili in un intervallo di zoom continuo, cioè non è che io ingrandisco, l'etichetta sparisce, poi ingrandisco ancora e ricompare di nuovo. Cioè, una volta, se sto ingrandendo deve rimanere lì, se sparisce poi è sparita, basta. Devo tornare indietro semmai per rivederla, ma non può andare a salti, perché sennò dà fastidio usare la mappa. Il cambio di dimensione deve essere continuo, le etichette non devono sparire neanche spostandosi a sinistra a destra, a meno che non vadano fuori dall'area visibile, ma se mi sto spostando un pochino a destra improvvisamente mi sparisce passando il grafo, poi ricompare perché mi sono spostato ancora un po', dico, ma perché sta mappa fa queste cose qua? È strano. E poi il posizionamento deve essere univoco. Allora, per risolvere questi problemi, l'idea è quella di creare dei coni sulla mappa a cui corrispondono le etichette. Il cono perché a seconda dello zoom che faccio l'etichetta rimane, il carattere rimane uguale, è la mappa sotto che cambia, no? Quindi fa da cono, tipo, perché se io mi taglio a un livello ho l'etichetta grande così, se lo taglio a un altro livello è più piccola e così via. Allora, se io faccio in modo che questi coni non si incrociano, mai, non ho sovrapposizione. Ho la garanzia matematica che se il cono non incrocia nessun altro cono, a qualsiasi livello di zoom, le etichette non si sovrappongono. Ora, l'idea è che determiniamo degli intervalli minimi e massimi in cui un'etichetta deve essere visibile. Quindi il cono lo tagliamo, la punta e lo tagliamo in alto. E poi dobbiamo far sì anche che queste sovrapposizioni, cioè questi coni che si toccano, li tagliamo. Quindi uno dei due lo limiamo più basso e l'altro lo lasciamo andare sopra o viceversa. Anche qua, se volessimo trovare la soluzione ottima, sarebbe NP-hard, quindi devastante. Però c'è un algoritmo greedy che l'idea di base è prendo sempre il cono che è più alto in quel momento. E tutti gli altri, se mi incrociano, li taglio. Li smusso finché non vanno giù, praticamente. E questo si fa in nodi N quadro. Beh, ovviamente non è ottimale. Cioè, non è ottimo. Magari è ottimale in... Ottimo, ottimale, non è proprio la stessa cosa, però diciamo non è la soluzione ottima. Ecco, questa è la schematizzazione. Qua fa finta che le etichette siano rotonde, poi se sono rettangolari si fa una piramide invece di un cono, ma comunque l'idea è sempre la stessa. Quei due coni là, P e Q, si incrociano, quindi io tronco Q, taglio via, e P rimane così. Quindi a un livello di zoom alto vedrò solo due etichette, poi vado giù e vedo tre etichette. Ok, ho trovato questa tesi di una ricercatrice che è molto fatta bene, ci sono anche tutte le figure. Ok, tipo se dovete mappare la pasta, potete usare quella tecnica lì. Non vedete sopra la Corsica c'è lo chef che sta lanciando via un piatto con scritto sotto fettuccine Alfredo. Però il resto sono piatti a cui siamo tutti abituati noi. Ok, e qua le etichette sono tonde effettivamente con un piccolo rettangolo sotto.
Ok, vediamo un po' di cartogrammi. I cartogrammi sono delle mappe molto interessanti perché distorcono le aree allo scopo di rappresentare dei dati, che di solito sono sì, numerici. Ci sono vari tipi, ve ne faccio vedere alcuni. Sono i non contigui, quindi io sì, ingrandisco e riduco le aree, ma le stacco, cioè tipo le regioni italiane non si toccano più, perché alcune le ho ridimensionate, le ho rese più piccole e lascio degli spazi vuoti intorno. Ci sono quelli contigui, quindi faccio una deformazione tipo elastica. I cartogrammi di Dorning, che sono quelli a cerchi, molto carini. E quelli a mosaico, che può essere quadrato o esagonale. E quelli rettangolari, che sono quelli che hanno appunto alcuni problemi, come dicevo prima, non ci sono, possono essere proprio, non si possono rispettare perfettamente tutti i vincoli e avere solo rettangoli. Questo è un cartogramma continuo. Qual è il problema del cartogramma contiguo? È che le regioni, ad esempio, se qua è il GDP, le regioni povere del mondo non le vedi praticamente perché sono diventate una sottiletta vista di profilo. Quindi i cartogrammi di tipo classico contiguo hanno questo problema qua. Allora si sono inventati i cartogrammi di Dorling, che sono questi, quelli a cerchio. E ottimo esempio è quando la Huffington Post nel 2012 ha fatto le previsioni e poi anche i risultati delle elezioni statunitensi. Si poteva vedere, là in alto c'è un bottone, c'è il geografico o il cartogramma. Nel geografico praticamente non vedi Connecticut, non vedi Rhode Island, non vedi New York. No, New York un po' lo vedi, ma è piccolo. Però sono stati dove c'è tantissima gente lì dentro. Cioè sono microscopici, ma c'è tanta gente. Magari fai uno stato del Centro America che non ci abita quasi nessuno, però è stato grosso. Invece nel cartogramma di Dorling i cerchi sono ingranditi in base al numero di elettori, di votanti. E quindi si ha un'idea più realistica della quantità di persone che ha votato per un partito o per l'altro partito o che erano in ballottaggio, non si sapeva bene. Ok, beh, se andate su questo URL potete provare a fare il geographic e cliccare sulla mappa e vedete le due versioni. Ovviamente anche qua il problema comunque non è banale rispettare le adiacenze perché, cioè, anzi, sono stati, adesso non mi ricordo se questo, ma ne ho visti, cioè, ce ne abbiamo visto uno una volta che tipo aveva il North Dakota che era sotto il South Dakota o qualcosa del genere, perché non è, a volte non puoi ingrandire uno stato a piacere e rispettare tutte le adiacenze. Può succedere che ci sia qualche problema. Però si cerca di fare più fedele possibile anche alla topologia degli stati. Questo invece è un cartogramma mosaico che rappresenta la percentuale di adulti con l'AIDS nel 2000 e qualcosa. E quindi vedete le regioni meno sviluppate del mondo che sono più grandi, mentre l'Europa è molto piccola, ad esempio. Però anche qua hanno dovuto cercare di far rispettare comunque il posizionamento reciproco dei continenti il più possibile. E questo facendo solo quadratini, quindi semplificando la forma dei continenti e degli stati ai quadratini. Ok, quindi requisiti generali, adiacenze corrette, o più possibile. Le aree corrette e ovviamente tra questi due punti ci possono essere dei conflitti. Quindi, come abbiamo detto prima, lo scopo è ingrandire le aree con quantità maggiori. E andiamo all'opposto rispetto ai grafici tipo la pizza di prima, che usavano i colori per far vedere, quindi magari anche delle zone molto piccole, il colore praticamente non lo vedi neanche. O anche dei puntini, magari per far vedere la densità di certi elementi su una mappa. Quindi un'area piccola ma con valori grandi diventa grande. Questo però no, non ha l'effetto distorcente enorme che avevano quelli contigui di prima. Cioè, ha un effetto distorcente però più basso. Grafici appunto con i puntini tipo questo. Questo è dal World Geography del 1948 e c'è scritto: ogni punto rappresenta 5.000 maiali.
E sotto i commenti hanno scritto, uno ha scritto, una fornitura infinita e non bloccabile di maiali nell'oceano. Un altro sotto ha scritto, ogni stato è circondato da un impenetrabile muro di suini, siamo intrappolati. E per forza, se i puntini neri sono 5.000 maiali, guardate, una linea ha infiniti punti, di conseguenza. E uno sotto ha scritto, abbiamo perso già il Canada, il Messico e i maiali. Perciò, attenzione. Questa mappa avrebbe beneficiato magari da un cartogramma o da anche altri tipi di rappresentazione. Ok, poi, l'altro tipo di mappa un po' più classico sono quelle in cui c'è un simbolo per ogni luogo. Quindi un cerchio. Io se devo rappresentare il numero, no, non faccio solo i cerchi al posto delle regioni, ma se mi piace proprio sopra. Metto un cerchio sopra il Veneto, uno sopra Lombardia, eccetera, per rappresentare le varie misure. Allora, cosa succede? Praticamente, anche qua ci sono dei problemi, i luoghi piccoli con valori grandi possono dare problemi, oppure molti simboli nella stessa zona. Perché devo decidere qual è l'ordine con cui dispongo. A seconda dell'ordine in cui dispongo, alcuni possono sparire, altri no. Nel caso in cui le dimensioni siano ben diversificate, allora funziona abbastanza bene la strategia prima il più grosso. Cioè metto sotto quello più largo, poi metto quelli più piccoli. Funziona abbastanza bene se le dimensioni sono variegate. Se sono tutti simili tra di loro non funziona bene, perché comunque non si capisce un picchio. Ok, esempio di mappa tipo questo. Sempre elezioni statunitensi. Sì, è un po' meno chiaro del cartogramma. Però vedete, tipo, ci sono stati la parte centrale degli Stati Uniti dove ci sono pochissimi, cioè o non ci sono dati o non ci sono proprio persone, cioè. Quindi anche qua magari il cartogramma era un'ottima scelta per rappresentare questa cosa. Da vedete, appunto, mettendo i cerchi grossi sotto si riescono a vedere anche quelli piccoli. È chiaro, se faccio il contrario no. Ok, ovviamente se i valori non sono numerici tutti i discorsi che abbiamo fatto non danno problemi, perché semplicemente se devo mettere una parola, una categoria, un colore, metto direttamente, scrivo dentro. Come diceva giustamente XKCD, quando fanno quei famosi map, tipo la parola più usata in ogni stato, basata su dati bla bla bla. C'è scritto, puoi fare dire a queste mappe qualsiasi cosa tu voglia, aggiustando la metodologia. Metà del tempo praticamente stai amplificando del rumore random nei dati, perché i dati sotto non cambiano così tanto da uno stato all'altro, ma chi se ne importa, tanto nessuno controlla questa roba. Tu semplicemente prendi qualsiasi normalizzazione e ti faccia prendere in giro la Florida. Assolutamente, sì, tutti gli Stati Uniti più o meno. Quindi le mappe, tipo la parola più usata, eccetera, alla fine, o il modo più strano, più particolare di incidenti, roba del genere, prendono dei casi microscopici, però amplificano il rumore random che c'è sotto, tirano sulle soglie al massimo, tagliano e spuntano fuori robe assurde, perché se tiri i dati un po' a casaccio puoi far uscire tante cose. Ok, oppure la Atlante del pregiudizio, simpaticissimo di questo artista, che ha fatto tutte le mappe dove indica i pregiudizi che hanno alcuni paesi verso altri paesi. Questa è la mappa culinaria dell'Europa secondo la Francia. Allora, Francia c'è scritto cucina appropriata, Italia c'è scritto sopravvalutato, la Svizzera soldi, Germania cavolo marcio, quelli a destra sono quindi Polonia, eccetera, eccetera, masticatori di patate, insomma un po' di tutto. Benissimo. Anche sì, la Grecia è formaggio ingessato. Insomma, vabbè, comunque, anche queste sono mappe dove metti una categoria, una parola, quello che vuoi, quindi alla fine non ci sono problemi di ridimensionare tanto i settori. Ho letto una cosa simpaticissima che avevo pubblicato sto qua. Ha detto, ho avuto un problema con l'edizione italiana del mio libro, edito da Rizzoli, perché Rizzoli li fa stampare in Cina. Quindi quando i cinesi hanno fatto domanda, perché dovevano avere la licenza per stampare il libro, anche se quello vendevano in Italia, però dovevano avere la licenza per stamparlo.
E quindi questi hanno controllato le mappe e hanno trovato una mappa dell'Asia, c'erano tutte etichette assurde, poi la Cina, Taiwan, altre cose, e non hanno fatto nessun problema sull'etichetta che prendeva in giro la Cina o cosa, ma hanno fatto notare che c'era un'etichetta su Taiwan e hanno detto: signori, Taiwan è parte della Cina per noi, quindi voi non dovete etichettarlo. Quindi non gli fregava niente che c'era scritto Repubblica di Chinatown sulla Cina o altre cose. Il fatto che ci fosse un'etichetta su Taiwan, hanno detto no, blocchiamo l'autorizzazione alla pubblicazione se non togliete questa cosa. Capite il livello? Perché facciamo stampare i libri di là per essere pubblicati qua, quindi vabbè, lasciamo perdere. Ok. Allora, quando mettiamo questi cerchi sopra le mappe, copriamo, no? Per risolvere il problema. Sempre i docenti che ho avuto là hanno inventato questo metodo, cioè non posizionare i cerchi sopra la mappa, ma intorno alla mappa. Quindi disegnare una collana attorno alla regione di interesse e disegnare questi cerchi come delle perle, diciamo, intorno alla collana. Una volta, allora, algoritmo molto semplificato in due righe, perché poi in realtà è un po' più complesso, si fissa al centro della mappa, si disegna la collana intorno e dal centro si fanno partire a raggio tutti i paesi che ci sono, quindi un paese largo avrà un raggio largo, un paese piccolo avrà un raggio piccolo, ovviamente. Oppure dipende, perché se è vicino al centro si espande tanto, se è lontano, piccolo, chiaramente. E si proiettano questi intervalli possibili, poi si mette un po' di tolleranza magari. Si calcola con questi intervalli che si sovrappongono in modo un po' parziale la posizione di ciascuna perla in base alla sua dimensione e si spingono un po', si danno un po' le gomitate finché non stanno tutti intorno. E questi sono alcuni esempi di cioè un esempio, allora, questo è piazzo il cerchio sulla mappa, quindi la Svizzera, non vedi la Svizzera, vedi solo l'etichetta praticamente, a parte un pezzettino vedi solo CH. Invece sul necklace map vedi la Svizzera, l'etichetta è sopra l'Italia, è vicino all'Austria, quindi benissimo, ci sta sopra l'Italia, vicino all'Austria, perfetto. E quindi il Portogallo è a sinistra della Spagna, ottimo, e vedi praticamente, vabbè, l'Irlanda l'hanno coperta un po', però comunque vedi meglio. E poi il colore ti fa anche corrispondenza con l'etichetta. Questa è una tecnica molto carina. Beh, in alcuni casi si può addirittura, invece di fare la collana a cerchio, puoi fare una forma un po' diversa anche, non è obbligatorio fare un cerchio. Ok, e per finire la serata e il ciclo di serate, vediamo le World Cloud Geographic, Geo World Clouds. Allora, voi sapete che le World Cloud normali sono quelle che trovate dappertutto online, hanno queste parole buttate lì a forma di nuvola, ci cioè sono buttate a caso e si incastrano le parole. Alcune sono grandi, altre sono piccole, sono tutte incastrate. Magari sono messe a 90 gradi orizzontali e verticali, sono a 45 gradi, così. Quindi formano di solito un blob, poi dipende perché li puoi impostare una figura fissa, magari, e loro incastrano le parole in modo casuale, però stando dentro una figura. Ma, ok, queste sono carine per fare delle rappresentazioni di idee e altre cose, però le parole sono messe a caso, non hanno una posizione logica, geograficamente sensata. Invece le mappe vorrebbero far sì che le etichette siano piazzate vicino al punto dove dovrebbero essere, o comunque che lo indichino chiaramente come quelli di prima, insomma. Quindi diciamo l'idea è piazzare le etichette che noi abbiamo sulla mappa nel punto più giusto possibile, con una dimensione che corrisponde ad esempio alla frequenza o comunque il dato che rappresentano, e allo stesso tempo generare una cosa carina come una word cloud. Ok? Allora, questi due requisiti li combiniamo e li trovate presentate nell'omonimo paper di Booking, Kremers, Lazzarotto, Speckman e Wulfs, forse il terzo lo conoscete. Comunque, questa è una tecnica algoritmica che consente di comporre delle mappe sotto forma di word cloud, tipo così. Vedete, questa è la stessa mappa con gli stessi dati, praticamente, però ha dei vincoli diversi. Quella a sinistra è a blocchi a scatti di 90 gradi, quella in centro è a scatti di 45 gradi e quella a destra invece è a scatti di 10 gradi.
quindi è un po' più freestyle praticamente. Ok, allora qual è l'idea di base di questo algoritmo? Praticamente, come dati iniziali noi abbiamo preso dei punti che erano i tag su Flickr di certe fotografie in certe zone, tagliando proprio con le coordinate abbiamo tagliato le zone. Allora, l'idea era, partendo da questi, ogni punto rappresentava una parola una singola volta, noi volevamo evidenziare le parole più frequenti e fare un diagramma che mostrasse le parole più frequenti, più grandi. Anzi, quello di prima in realtà era sui formaggi francesi, non è stato preso da Flickr, ma è stato generato in base ai luoghi di produzione di formaggi. È stato un bel, cioè un bel lavoro fare un foglio di calcolo tutto quella roba là, ma vabbè. Comunque, alla fine il discorso è, abbiamo dei punti, abbiamo delle occorrenze di formaggi o di parole in generale, noi dobbiamo fare identificare delle bolle, delle zone dove ci sono tanti punti dello stesso tipo. Però se un formaggio è prodotto in due zone molto distanti, vogliamo a un certo punto tagliare e separare due, cioè c'è una soglia oltre la quale, cioè ti penalizza il fatto di fare blocchi troppo giganti, c'è una soglia che ti penalizza di dividere troppo, perché sennò potrei dividere tutte le parole singolarmente. Però c'è un trade-off praticamente tra queste due cose. Quindi noi clusterizziamo e facciamo il clustering e generiamo le parole. Quindi la parola che ha la posizione che è il centro di questo gruppo e la dimensione che è un numero. Quindi ci sono le parole da 20, le parole da 2, le parole da 5, eccetera. Qualsiasi cosa voglia dire, dopo decidiamo la dimensione in base all'area disponibile anche che abbiamo. Allora, quindi dopo, anche in base alla forma del blob, se era tutto allungato, mettiamo la parola un po' a 45 gradi così, e dei vincoli che abbiamo, decidiamo l'orientamento, la dimensione e il posto, quindi il centro dove si mette la parola. Partiamo dalla più grande e la piazziamo in quel punto là. Però controlliamo anche la forma della nazione, quello che stiamo coprendo. Se non ci stiamo, dobbiamo spostarci un po'. Quindi abbiamo anche qua un trade-off tra spostarci tanto e ridimensionare la parola. Perché se io vedo che posso tenerla lì, ma la riscalo del 98%, dico che la tengo lì al 98%. Però se invece la sposto di un pochino e mi rimane al 100%, magari mi conviene quello. Dipende da una valutazione di qual è l'errore minore. Quindi si dà un punteggio a tutte le mosse possibili, fino a che si trova quella ottimale e si piazza lì. E la mia zona diventa la zona di prima, tranne un buco che ci ho fatto, bucando con quella parola là, quindi rimane quello spazio lì occupato, non si può più utilizzare. Passo sulla seconda parola, faccio la stessa cosa. A un certo punto, quando arrivo alle ultime parole, che magari diventano microscopiche, quelle decido di cancellarle e non le rappresento proprio sulla mappa. Quindi, tipo, le prime tre parole, cioè, anzi, sì, prime tre uniche, diciamo, la Tom, c'erano due cluster, quindi uno lì e uno lì, Fassel, uno lì e uno lì. Vedete che Fassel praticamente era quasi nello stesso punto di Tom, però abbiamo dovuto spostarla, perché non può stare sulla stessa parola, ovviamente. Croten, ok, così, e vedete anche che segue l'orientamento del cluster, no? Perché i pallini neri là di Tom sono tutti verticali sulla parte est, quindi è tutto così. E quindi si va avanti così, si piazzano tutte le parole. Un esempio un po' più carino, allora prima che citavo le foto su Flickr, abbiamo preso le foto del Regno Unito e abbiamo messo insieme Gran Bretagna, Irlanda del Nord e anche l'Irlanda, in realtà abbiamo fatto, visto che sono geograficamente vicine, e tac, quindi, oh, si fanno tante foto a Londra, taggate Londra, sì, effettivamente sì, e in effetti Londra è, cioè, non è che stia in Scozia, la Scozia, sopra c'è scritto Scotland, no? Chiaramente, Dublino è Dublino, cioè, là è l'Irlanda, cioè, trovi le etichette che ti aspetteresti di trovare lì, non è che le trovi a caso. Però sono incastrate, comunque viene abbastanza decente come risultato. Bene, e con ciò direi che abbiamo terminato la serata e tra l'altro abbiamo terminato anche tutto il ciclo di serate 10 voti in informatica. Volevo ringraziare in particolar modo Nove Radio che ci ha fatto piacere di ospitarci. Tra l'altro, cioè, non so se sapete, ma
siamo in un gruppo di radiomotori che fa gara a livello mondiale, che si classifica a altissimo livello, cioè non siamo finiti chissà dove, cioè è un gruppo che fa cose di alto livello, potete vedere anche i certificati che ci sono giù, quindi grazie a Nove Radio e grazie a voi di essere venuti. Grazie. Okay.